valutazione è vissuta come un mero adempimento burocratico, semplicemente una cerimonia organizzativa, e quindi qualcosa andava fatto. Per questo, grazie all'aiuto del professor Lega e anche dei suoi collaboratori, abbiamo messo in atto un nuovo sistema di valutazione. E quindi questa idea, poi essendo una lucana, ho detto perché non portarla qui e far sì che anche la Basilicata adotti questo cambiamento. La ricercatrice lucana Angela Leone è tra i promotori del progetto formativo della Bocconi per la valutazione del personale nelle aziende sanitarie, presentato in regione nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il presidente Pittella, il consigliere Napoli e i direttori delle aziende sanitarie locali e dell'IRCSCROB di Rio Nero in Vulture. Il progetto avrà un costo di 40.000 euro, durerà 25 giorni e sarà tenuto dagli esperti della Bocconi che formeranno i dipendenti scelti da ciascuna azienda. Le aziende sanitarie sono per il 70% fatte da personale, da capitale intellettuale, quindi valutarle, farle crescere, sviluppare professionalità e giusto riconoscerle è la cosa più importante che un'azienda di questo tipo debba fare. È possibile unire l'umanizzazione della sanità con l'elevazione degli standard qualitativi erogati? Non solo è possibile, ma è doveroso, perché è chiaro che elevare gli standard significa anche occuparsi di umanizzazione, guardare al percorso del paziente sia sotto il lato dei contenuti professionali che sotto il lato dell'accoglienza, del modo con cui è gestita la presa in carico. Quindi le due cose devono necessariamente andare a braccetto. Obiettivo del progetto è quello di uniformare i quattro modelli esistenti sulla valutazione del personale, aggiornarli, cancellare le diseguaglianze tra aziende e valutare le migliori pratiche consolidate. L'obiettivo oggi è un po' più ambizioso: omogeneizzare questo percorso attraverso una tutorship importante come quello della Bocconi, omogeneizzare il percorso di valutazione su in tutte le aziende del nostro territorio. In un'ottica anche voglio dire, culturalmente importante, qual è il momento attuale in cui si discute di riforma del servizio sanitario regionale, portare ad uniformità questo sistema credo che sia uno degli obiettivi prioritari. Stiamo provando a delineare una sanità che risponde per qualità ad una domanda diversa di salute, ha dichiarato il presidente Pittella. Questa iniziativa, ha aggiunto, è una di quelle sinergie che prova a ottimizzare nel merito, nelle competenze e nell'adeguatezza l'operato delle quattro aziende. Occasione propizia provare con la Bocconi a costruire la sfida della qualità del management e del personale che lavora, diciamo, a contatto con la sofferenza, col disagio e col bisogno. La sanità è questo luogo, questo mondo, e avere performance avanzate in termini di qualità di risposta anche amministrativa oltre che sanitaria, io credo sia per un'istituzione come la Regione un obiettivo prioritario, e noi stiamo perseguendo, grazie anche alla collaborazione con la Bocconi, esattamente questo obiettivo.